modulo Documenti ti consente di creare e gestire fatture proforma in modo rapido e intuitivo. Clicca su Crea proforma dal menu in alto a sinistra. La compilazione del documento è del tutto simile a quella di una fattura elettronica, sia a livello di interfaccia che di dati da inserire. Su Tipo cliente scegli se inviare la proforma alla pubblica amministrazione o a un privato. La data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione della proforma. Se vuoi cambiarla, clicca sul Calendario e imposta la nuova data. Può essere antecedente o successiva. Il sezionale è fisso e non è modificabile. Su Progressivo, il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Da Dati cliente puoi ricercare uno specifico cliente salvato in anagrafica, digitando il nome nell'apposito campo oppure cliccando su Ricerca cliente e poi selezionando quello corretto in elenco. I clienti sono filtrati in base al tipo cliente, privato o pubblica amministrazione. Per creare una proforma destinata ad un cliente non ancora presente in anagrafica, clicca su Aggiungi nuovo cliente e compila i campi visualizzati. In questo caso sarà obbligatorio salvare il cliente in anagrafica. Nella sezione al centro della schermata inserisci i prodotti o servizi alla proforma. Puoi aggiungerli iniziando a compilare il campo codice o il campo descrizione. Compariranno i prodotti presenti in anagrafica corrispondenti a quanto inserito e potrai facilmente selezionare quello corretto. In alternativa, clicca su Aggiungi prodotto o servizio per selezionare il prodotto dall'elenco. Puoi anche inserire prodotti non presenti in anagrafica cliccando su Aggiungi nuovo o compilando il campo descrizione con un valore non presente nella tendina. Puoi modificare tutte le voci visualizzate. Se inserisci uno sconto o maggiorazione, sarà applicato al solo prodotto presente nella riga interessata. Dal menu a rotella puoi modificare il prodotto o servizio, duplicare o eliminare la riga. Ed inserire dati aggiuntivi ai prodotti. I campi esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute sono precompilati con i dati che hai indicato nella prima configurazione del pannello. Puoi modificare i dati predefiniti da utilizzare dal menu Impostazioni, profilo di fatturazione. In creazione della proforma puoi cliccare su una delle voci per modificare i dati relativamente al singolo documento che stai creando. Inoltre, su cassa previdenziale e ritenuta puoi indicare la base imponibile, cioè se vuoi applicare il contributo previdenziale e o la ritenuta su tutte le righe della proforma o solo su alcune. Cliccando su Documenti correlati, potrai inserire riferimenti di documenti legati alla proforma che stai creando. Mentre su Dati trasporto puoi eventualmente inserire informazioni legate al trasporto della merce. Puoi inserire allegati alla proforma abilitando l'omonima sezione. O applicare un arrotondamento o uno sconto o una maggiorazione. Se hai attivato la funzione di applicazione del bollo automatico nelle impostazioni, nel caso di un importo della proforma uguale o superiore a 77,47 euro, si attiva il campo Bollo. In questo caso, le nature IVA che concorrono a raggiungere la soglia dei 77,47 euro sono N2.1 e N2.2, operazioni non soggette a IVA, N3.6, operazioni non imponibili IVA, N4, operazioni esenti IVA. Se hai scelto di addebitare il costo del bollo al cliente, visualizzi l'apposita riga in fattura sotto i prodotti precedentemente salvati. Inserisci, se necessario, anche la causale del documento.
compila i dati pagamento tra quelli disponibili su Metodo di pagamento. Il pannello contiene un elenco di quelli più usati e già censiti a sistema. Per inserirne di nuovi, clicca su Aggiungi nuovo. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico in base al metodo di pagamento selezionato. La ripartizione delle rate viene calcolata automaticamente in base a quanto inserito nella proforma. È possibile personalizzare gli importi, il metodo di pagamento e la data per ogni singola rata. Puoi indicare la proforma come incassata e inserire la relativa data di incasso. Questi dati saranno utilizzati se generi una fattura a partire da questa proforma. La fattura sarà in stato incassata e avrà data incasso identica alla proforma. Clicca su Prosegui e compila i dati aggiuntivi richiesti, ad esempio banca, se ne è necessario l'inserimento. Durante la compilazione, puoi vedere tutti i calcoli aggiornati automaticamente dal sistema. Per disabilitare il calcolo automatico, rimuovi il flag in corrispondenza della voce in alto. A questo punto, puoi salvare la fattura proforma sull'omonimo menu, cliccando su Salva. Sarà salvata in stato completa, se sono stati inseriti tutti i campi della fattura, o incompleta, se mancano uno o più dati, ad esempio cliente o metodo di pagamento. Per inviare la fattura proforma per email al cliente, clicca su Salva e invia. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le email dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto come predefinito. Il mittente dell'email è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo dell'email. Se hai salvato un indirizzo email per il cliente in anagrafica, lo vedrai già inserito su Destinatari. Puoi inserire anche altri due destinatari della mail. Se non hai configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come emittente nonreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso potrai indicare fino a 3 destinatari cui recapitare la proforma.